Siamo lodati Gesù e Maria. Sorelle carissime, stiamo in questa chiesa alla vigilia della festa di San Giuseppe, sermoneta che poi già comincia prima della solennità. Non ci preoccupiamo di quello che avverrà dopo la messa. Siamo tutti la professione, la facciamo o non la facciamo. Se San Giuseppe vuole che si faccia, non piove. Se San Giuseppe non vuole che si faccia, piove. Questo non è ovvio. Noi stiamo qui pronti a rendere culto loro al nostro santo. Così vale tutte le altre cose della vita, questa è la mia cosa. Noi non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo occuparci di queste cose. Poi se una cosa Dio non vuole, se quello che chiaramente comanda vuole, non succede niente, non succede. Quindi è sempre bene anche in questo, così ci introduciamo subito, imitare la vita di San Giuseppe. Noi, queste sono le letture della quinta domenica di Quaresima, perché oggi sono le letture tassativamente obbligatorie per la liturgia. Ma io quando ho visto dico, questo è sarebbe una predica di San Giuseppe che dura 2 ore, invece la facciamo durare come sempre massimo 15, perché è veramente bello quello che abbiamo letto. La prima lettura, guardate, c'è una profezia molto bella del profeta Geremia che dice queste cose, no? Anticamente il Signore concluse un'alleanza con il popolo suo dicendogli alcune cose per varie date, per esempio 10 comandamenti, no? E dice, guardate, verrà un momento in cui io concluderò una nuova alleanza, più bella, cioè non vi dirò delle cose dall'esterno, magari neanche da, ma scriverò la mia legge nel loro cuore. Quindi per comprendere quello che io voglio, basterà che imparino ad ascoltare la mia voce che vi parla dentro. Chi di noi è capace di fare questo processo? Di ascoltare bene la voce della nostra coscienza, non quello che ci dice la nostra testolina umana e molte volte sull'internata, ma il cuore. Voi pensate che San Giuseppe questo non l'ha fatto? Cioè, è una delle cose più grandi che ha fatto in vita sua, no? Che è successo a San Giuseppe? La Madonna si trova incinta per opera dello Spirito Santo e non dice niente a nessuno di questo fatto, non per altro, ma semplicemente per umiltà, lascia Dio il compito di difendere. Questo è San Giuseppe che si trova davanti questa santa donna, lui sapeva che era una santa ragazzina, ma che vogliamo fare? Se San Giuseppe avesse reso pubblico questo fatto, Maria Santissima sarebbe stata lapidata. Lei e chi portava la crema. Eppure, che ha fatto? Ha ascoltato il suo cuore. Questa è una santa, sta così, non ci capisco niente, prendiamo almeno un po' di tempo. Facciamo un po' di silenzio, aspetta, che è successo? L'anima è andata in sogno e ha detto stai tranquillo, quello che c'è in lei viene dallo Spirito Santo. Allora, San Giuseppe insegna una grande cosa, attenti, quando ci troviamo in difficoltà, quando abbiamo dei problemi, dobbiamo fare delle scelte e le cose non sono chiare, calmo, perché se tu stai calmo e invochi l'aiuto di Dio dentro il tuo cuore, noi siamo figli di Dio, il Signore troverà il modo e la possibilità di comprendere la sua volontà. Attenzione, se tu vuoi fare la sua volontà, perché se San Giuseppe, ovviamente questo non sarebbe successo, è il più santo degli uomini, San Giuseppe è dei santi uomini è numero uno, gli angeli sono un altro pianeta, ma tra gli esseri umani, dopo la Madonna, il più santo è San Giuseppe, senza nessun dubbio, perché altrimenti non sarebbe stato scelto da Gesù per essere padre adottivo di suo figlio e per essere lo sposo di Maria Santissima, insomma, per stare vicino a una donna, cioè, bisognava avere una grande santità per rispettarla e per essere anche degni della sua presenza, no? Quindi dice, conoscerete il Signore dal più piccolo al più grande attraverso la legge che io scriverò nel vostro cuore. Io vi dico sempre, ma anche quando ascoltiamo una predica, d'accordo? Una predica può avere un impatto diverso nel nostro cuore, no? Vuol dire, ma questo che dice? Ma sarà vero? Allora, il problema, tutto il problema della nostra crescita è imparare a fare in modo che le nostre reazioni si allineino con quello che Dio vuole. Perché se tu senti una predica, una bella predica, magari devo dare un'informazione, delle notizie che tu prima non avevi, allora, qual è la reazione? Ma questo prete non capisce niente. È troppo rigido. Aspetta. Abbiamo sentito questa cosa? Fermo, poi ci pensiamo, ci preghiamo e poi vediamo.
Perché se quello che devo comprare è una cosa giusta, è lo strumento di cui il Signore si serve per correggere la tua coscienza. Quindi prima di tacitare le cose che tu ti metti davanti, tempo, guardate che San Giuseppe è un grande esempio, è l'uomo che nella Bibbia non sappiamo neanche una parola. Maria parla pochissimo nei Vangeli, San Giuseppe non dice mai una parola, parla di fatti. Quanto ci piacciono le persone che parlano di fatti, che parlano proprio una lingua molto più fatti. Questa è la prima cosa. Guardate qua la seconda lettura. Dice che Gesù nella vita terrena ha sofferto tanto, offrì preghiere e suppliche con forti grida dell'anime a Dio, eppure essendo lui figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Sapete che San Giuseppe nelle litanie, San Giuseppe, non so se l'avete mai fatto, perché è invocato come Iosef obbedientissimo. Giuseppe obbedientissimo. Giuseppe nella sua vita ha fatto sempre e solo quello che Dio voleva, e un'obbedienza alla lettera. Quando l'angelo gli ha detto non temere di prendere Maria, subito ha preso il cielo, è andato a chiedere per trovare la Madonna, perché aveva comunque pensato male, anche avendo altre ragioni, e mi ha detto che non sarebbe potuto. Quando ci fu la strage degli innocenti, sapete, una notte gli aveva questa cosa, e l'angelo gli appare il suo e dice dovevo andare via in corsa, se no qua alla fine. Lui si alza, si deve di Luca la mattina, il giorno di Matteo la mattina, magari si parte subito. Dove andiamo, dove non andiamo, dove torniamo, dove non torniamo, che se faremo, dove non faremo, dobbiamo lavoro, dobbiamo lavoro, c'è pazza, non c'è pazza. Dio è tu fa così, si via, si va, subito, seduta stante, senza motivo. Ha sofferto San Giuseppe. Io penso, non so quanto è durato il tempo, da quando ho visto la Madonna, mi è stato interessante, quanto avanti ho già andato. Secondo me, sicuro durava solo 2 giorni e sarà magari almeno 60 anni di vita, insomma, perché immaginate la differenza interiore che uno possa vivere, no? Però è stato in tutto obbedientissimo. Appena capito che una cosa Dio la voleva, quella cosa si fa subito, senza se, senza mai, senza indugio. Anche questa è un'altra cosa molto importante, dobbiamo piano piano imparare ad ascoltare anche qui il nostro cuore. Guardate che il nostro Signore ti parla a tutti quanti. Non è che il nostro Signore parla a qualcuno e altri no, eh. Il nostro Signore non ne sente la voce, non la vuole sentire. Solo che non la vuole sentire. Il nostro Signore ha tante cose da dire e da insegnare a tutti. Bisogna vedere se noi abbiamo voglia di sentire quello che Lui vuole dirci o se ci piace sentire altro. E questo Dio lo rispetta. Altro potrebbe essere quello che mi frulla per la mia capocetta o quello che mi danno altre fughe. Io dicevo nei giorni che non dico sempre parlando con le persone, no? La bellezza della nostra fede, San Giuseppe è l'emblema anche della libertà. La fede non si impone a nessuno. Il Signore ti si presenta davanti e ti dice guarda, se vuoi, guardate quante volte lo dice, se vuoi, avete visto quando Gesù propone il discepolato? Se vuoi venire dietro a te, c'è questa bellezza, rinnega te stesso, prendi la tua croce e segui. A voi la croce non la voglio. Che non può venire dietro a me, ma se vuoi venire dietro a me, fai questo, questo, questo e questo. Quindi il rispetto che Dio ha della nostra volontà è sacrosanto. Però se la nostra volontà noi la adoperiamo malamente, a chi sta peggio siamo noi. Però il dialogo che Dio instaura con i suoi figli è appunto un dialogo di persone libere, da figli. Non ci sono costrizioni, imposizioni, catene. Lo sapete, un'espressione che è stata criticata, per esempio, del Papa, l'ho usata anche il Vescovo per farci capire una cosa nel buon discorso, sapete che c'è stato qui, cioè il cristianesimo non fa proselitismo, ed è vero, noi annunciamo il Vangelo tutti quanti, ma non facciamo proselitismo. L'idea del proselitismo è che tu prendi una persona e quasi la trascini per forza a venirti dietro con l'imposizione. No, no, noi annunciamo il Vangelo dappertutto e è un nostro dovere, una nostra gioia, ed è un diritto di tutti poter sapere che Gesù è il figlio di Dio, che è venuto sulla terra, che c'è una parola di salvezza se la vuoi ascoltare e se la vuoi accogliere. Ma se tu dici no grazie, no grazie, questo era lo stile anche di Gesù. Quando Gesù non veniva accolto da qualche parte, non lanciava fulmini nei denti, non mi vuoi? Ma tutto come? Certo, rifiutare Gesù del Vangelo ha delle conseguenze.
allo stile, voi che vedete come siamo in Quaresima, no? La gente che non crede nell'esistenza dell'inferno, alla è perché non prende sul serio il rispetto che Dio ha per la nostra libertà, perché l'inferno è la, come dire, l'ultimo atto estremo, drammatico di una volontà umana che si chiude alla grazia, all'offerta di salvezza di Dio, e non ci va in paradiso con una tua volontà, per forza non va neanche lì, capito? L'inferno non è una verità di fede che dice, ah, se esiste l'inferno Dio è cattivo, non è misericordioso. No, no, se esiste l'inferno è che tutta capoccia tua può diventare talmente dura da chiudersi radicalmente la grazia e segnarsi, firmarsi con la firma, nome e cognome, la propria volontà. Non è volontà di Dio che uno vada all'inferno, è volontà nostra. Capito? Il Vangelo di oggi. E concludiamo. Bellissimo. Abbiamo una delle tre volte che parla il Padre in persona. Avete sentito? Il Padre, la voce del Padre si sente al battesimo di Gesù. Ricordate, questo è il mio figlio diretto nel quale mi sono piaciuto. Voi che siete bravi e straordinari tutte le domeniche a messa, secondo domenica di Quaresima, è bisogno della trasfigurazione. Il Padre parla di nuovo davanti a Pietro, Giacomo, Giovanni, dice questo è il mio figlio diretto, ascoltatelo. Oggi parla ancora, poco prima della passione. Quando chiedono di conoscere Gesù a tutti i pagani, i greci, dice vogliamo conoscere Gesù. E Gesù dice, è arrivata l'ora, tra poco sto per andare in croce, se il chicco di grano in terra non muore Gesù. E dice, Padre glorifica il tuo nome. Si sente la voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. E Gesù dice, attenzione, questa voce non è venuta per me, ma per voi. È una voce, quindi anche questa non è venuta per pensare, ma me la sono sognata. Perché tutte quante le cose che attengono alla fede lasciano sempre integra la nostra libertà. Voi pensate anche sempre al discorso della libertà. Se il nostro Signore ci desse delle dimostrazioni inevitabili, noi non saremmo più liberi di credere o di non credere. Domenica scorsa quest'ora stava a Pozzera, dove è stato il miracolo eucaristico. Il miracolo eucaristico sei grosso, perché se un ospite sprizza sangue mentre uno sta a fare la messa nell'anno 1263, ma come oggi che ci stanno molti quanti marchigeni che tra poco internet faranno pure volare senza che nessuno se ne accorge, quindi nel 1263 non stava niente. Quindi non è che ci sono dei meccanismi strani, delle pompette per farci il sangue nel 1963, però è sempre un segno, quindi, ma sì, va proprio, chi se ne importa, anche se sono segni grandi, quindi anche quando il nostro Signore dà dei segni, lascia sempre integra la nostra libertà. San Giuseppe è stato fuori classe, un fenomeno, esercitando continuamente lo sforzo continuo di conoscere sempre meglio e fare sempre meglio la volontà di Dio, investendo le sue libere risorse. Cosa dice Gesù? Gesù dà una legge evangelica, una legge per tutti noi. Che cosa dice il Vangelo? Il Vangelo rivolge l'ottica completa della vita. Noi tutti quanti pensiamo che se tutto va bene e se io sto senza sofferenze, senza problemi, già avrò una vita felice. Gesù dice no, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, solo se muore produce molto frutto. E poi la legge, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la trova. Voi sapete che San Giuseppe, tra le varie cose, era presentato come Gesù, era un uomo, era un maschio, ma San Giuseppe è invocato come castissimo, come il Gesù assoluto, il custode, il padrone dei vergini. Si può stare tranquillamente a fianco di una donna vivendo un vero matrimonio, ma non per finta, con un amore profondissimo, rinunciando alla propria dignità. Questo vuol dire che io odio la propria vita in questo mondo. Perché io dovrei rinunciare a questa cosa? Se la volontà di Dio mi chiede questo, se tu vuoi fare la volontà di Dio, rinunci. Se tu vuoi fare la volontà, rinunci. Torniamo sempre allo stesso discorso di prima. Chi ama la propria vita la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo la considera la vita eterna. Tu ci credi che questa parola che Gesù annuncia, che è impegnativa, è vera, ci vuoi investire o no? Sempre a noi la libera scelta. Allora, ci sarebbero molte altre cose da dire, domani diremo qualche altra cosa, come la messa della solennità di San Giuseppe. Io vi invito a riflettere, a conoscere un pochino meglio il nostro patrono. È importante, tra le preghiere che facciamo dopo la Santa Messa, sapete, chi vuole andare via non c'è mai problema, insomma, pregare non è obbligatorio, anche quello. È sempre la scelta della volontà, ma la preghiera a te è obbligatoria.
fate anche a casa vostra. La Chiesa ci dà l'indulgenza parziale, una preghiera potentissima. Ci sono tante altre forme di preghiera. A San Giuseppe domani vorrei insomma dire qualcuna, se ti vuole qualche teoria, che servono a tenerci in comune con lui, perché i santi servono ad essere ammirati, pregati e, come ha detto a Papa l'altro giorno a San Giovanni Rotondo, imitati. Sapete che ieri è stato da Padre Pio, ho detto una cosa che io anche qua, io adesso faccio un atto di superbia perché sono anni che la dico, tutti quanti sono da Padre Pio, Padre Pio, Padre, ma chi lo imita Padre Pio? Ci sono andato da Padre Pio, ma Padre Pio era messa, che se la messa da Padre Pio, insomma, tre ore di messa, la passione, cioè, sono andato da Padre Pio, ho fatto una messa la domenica, ma come non fai una messa la domenica da Padre Pio? Perché stavo un po' chiuso sul campare tutti i giorni, che se l'ha fatto? Capite? I santi servono per essere ammirati, pregati e imitati. Quindi anche San Giuseppe, che è il nostro patrono, deve essere da noi super ammirato, perché è il numero uno tra i santi umani dopo la donna. Imitiamo le sue virtù, anche in quelle che oggi abbiamo rapidamente considerato, e pregato, perché abbiamo bisogno della sua intercessione. I santi dicono che dopo la Madonna non c'è santo più potente di San Giuseppe. Il sacro quanto, come abbiamo domani, è impegnativo, che dura 30 giorni di seguito. Ma se uno ha bisogno di una grazia grande, che ha questo sacro manto e faccia il sacro manto, perché San Giuseppe è infallibile, è terribile. Se gliela chiedi con fede e non è contrario alla volontà di Dio, la grazia San Giuseppe te la dà. Stavo scherzando, e quindi grazie che San Giuseppe, poi dopo la messa, lo onoriamo anche con un gesto pubblico della processione. Chiediamo la sua intercessione a lui e alla sua Santissima Sposa. Siamo lodati Gesù e Maria.